come l'Italia procedere con questo metodo. Io non sto mettendo in discussione le decisioni del governo, ok? E non è un atto che io ho fatto a cuor leggero, però penso che sia necessario, come dire, stabilire che nel nostro paese non è possibile fare un'operazione del genere senza garantire alle persone il diritto all'informazione, alla consapevolezza, alla tranquillità, alla serenità. Poi qualcuno mi dice che sono buonista. Io sono contenta di essere buona. Ecco, Muro, cosa è successo? Perché c'era questo file, no Serena, ti spiego brevemente, c'era questa lista, questa casella, insomma, questa lista di caselle con scritto, diciamo, il numero delle persone destinate da qualche parte, però c'erano ancora degli spazi vuoti. sì, a parte questo, quella era l'unica informazione che c'era, nel senso che i ragazzi e le ragazze salivano sul pullman anche in maniera assolutamente ordinata. Cioè, quello che io vorrei dire è che ieri mattina qui c'era un ottimo lavoro da parte della questura e c'erano gli operatori della cooperativa di Auxilium che, usando il rapporto fiduciario, stavano dividendo le persone sui pullman in base al fatto che fossero uomini o donne. E quindi la mia prima domanda è stata: ma l'unico criterio di divisione sui pullman è il genere? Cioè, non si tiene minimamente conto della storia personale di questa persona? Ieri